aumentano i tamponi e così anche il numero di coloro che risultano positivi. La curva di progressione del contagio appare così come era stato previsto, raggiungendo in questi giorni quota 1.500 Covid positivi. L'andamento attuale, che poi è la cosa più significativa che noi possiamo osservare, è che il numero di casi si aggiorna giornalmente con un certo numero di nuovi casi incidenti, cioè nuovi casi di malattia, ma non sta assumendo quell'impatto di curva ad alta crescita esponenziale che tutti temono. Cioè, in altri termini, abbiamo un incremento sostanziale dei casi, ma all'interno di un modello di previsione che ci consente di immaginare il raggiungimento di un plateau in un tempo ragionevolmente breve. Ora, è troppo presto per stabilire se ci sia un trend in questa direzione. Io non voglio apparire rassicurante perché non ci sono le condizioni per esserlo dal punto di vista metodologico. Tuttavia, una serie di 4 giorni consecutivi che si colloca sull'ordine di grandezza delle decine di nuovi casi e non delle centinaia di nuovi casi, mi sembra un dato molto interessante dal punto di vista epidemiologico e che può aprire qualche prospettiva. La provincia abruzzese meno colpita rimane quella dell'Aquila, dove i positivi accertati sono 140. Il discorso della provincia dell'Aquila è interessante per una serie di ragioni. La prima sicuramente è perché la densità popolazionistica della provincia dell'Aquila è molto molto più bassa rispetto alla densità popolazionistica delle altre 3 province abruzzesi, anche di 2 o 3 volte tanto. Quindi questo è un indicatore della potenzialità del numero di contatti che un cittadino residente in una provincia può avere rispetto a un in un'altra provincia. Questa spiegazione è parziale in realtà, ecco perché poi le circostanze legate all'esplosione di focolai epidemici locali sicuramente hanno avuto un ruolo molto significativo. Secondo uno studio inglese dell'Imperial College, il lockdown imposto dal governo, ovvero le misure di quarantena, dal 31 marzo ad oggi in Italia ha evitato che invece di 13.000 i morti fossero 38.000. E ora appare plausibile che la quarantena possa essere promulgata anche oltre il 13 di aprile. Queste misure normative che appaiono fortemente restrittive di tante libertà, attitudini personali, in realtà sono estremamente protettive su scala di popolazione. Quindi finché non avremo dei dati che consentono di stabilire che siamo lontani da uno sviluppo di natura esponenziale delle curve di crescita del contagio, fin quando non comincerà a scendere sostanzialmente, è non solo opportuno, ma obbligatorio che le misure di contenimento e di distanziamento siano mantenute. Difficile fare una stima ad oggi. Certamente, come ha detto anche il Presidente del Consiglio Conte, per tutta la prima metà di aprile non c'è alcun dubbio che le cose debbano continuare come continuano. Se vuole una mia ipotesi personale, io ritengo che tutto il mese di aprile dovrà andare, in queste condizioni di gestione della nostra vita quotidiana. Verso fine aprile si comincerà a capire se siamo veramente usciti dal tunnel.